Questo non è nessun pretesto per contarmi fantasmas. Il sentido dell'amicizia alla quale io tengo molto. Attraverso di él se puede decir cosas personales. Simbólicas y además que hacen reflexionar quello che un direttore tiene che conseguir e demandar quanta más gente al cine. Io penso che questo tiene che essere la más grande ambizione di un direttore. E después incluir también un mensaje, se podemos hablar de mensaje, porque es una palabra tan grande que es mejor olvidarla. Sergio è nato negli anni 30, nella Roma degli anni 30, invasa dal fascismo. E lui giocava con i ragazzini di Trastevere, perché il suo quartiere era proprio attaccato a San Cosimato, vivendo molto a Viale Glorioso, dove c'era praticamente un bar dove si incontravano tutti questi bambini. Lui era figlio unico, credo particolarmente viziato, nonostante la guerra. Poi, per fortuna, per lui, voglio dire, la guerra lo ha fatto crescere. Sergio era figlio d'arte, perché il padre era regista del muto, ha fatto tanti film, era il regista preferito da Francesca Bertini. Il padre era un uomo di grandissima intelligenza, grande cultura, ed era purtroppo messo al confine dal fascismo, perché aveva rifiutato una proposta di Mussolini di fare un film che a lui non interessava. La mia primissima esperienza è stata proprio quella con mio padre, che era l'ultimo film che facevo, e io avevo appena 14 anni a Napoli, neanche 13 anni, che si chiamava La bocca sulla strada. E la seconda, la vera, autentica, è stata quella con De Sica, nel Ladri di biciclette, dove io ero assistente gratuito. E nello stesso tempo ero anche, svolsi lì una piccolo ruolo di un pretino della propaganda FIDE, che genialmente De Sica inventò seduta stante, e era un autentico pezzo di poesia. Lui faceva il segretario di edizione e faceva il ciacchista praticamente, e quindi lo conobbi proprio, era giovane, era secco come inchiodo, secco. E poi cominciò a fare aiuto regista, e io ci feci dei film con Soldati. Beh, me li sono fatti, come si dice, quasi tutti, ecco, da William Wyler, Zinnemann, Walsh, Weiss, Elena di Troia, Covadis, La storia di una suora. Sergio Leone io l'ho conosciuto in Marocco, perché fui mandato all'ultimo momento a far parte della seconda unità, quando la Titanus aveva pensato di produrre questo Colossal diretto da Robert Aldrich. Quel signore con le mani sui fianchi e il cappellino bianco in testa è Sergio Leone,
che sta dirigendo una scena di Sodoma e Gomorra con le battaglie dei cavalieri sodomiti contro i cavalieri alamiti. La prima volta che l'ho visto era durante le riprese in un'aula di giustizia a Viterbo. Giravamo il brigante Mussolino e i controcampi, con un Mussolino che era fuori nella gabbia, che non si vedeva, le battute di Nazari le diceva Sergio Leone. E io mi domandai, ma chi è questo secco, magro magro era, che urla, strilla, strepita, proprio come Mussolino, anzi, meglio pure di Mussolino. Ormai il cinema era trasportato da Torino a Roma, a Cinecittà, quando si cominciò a fare il cinema. Quindi c'era proprio in quell'epoca lì, c'era ancora un impasto di vecchi e di nuovi personaggi del cinema. Ben-Hur, io mi occupavo della seconda unità, cioè della corsa delle bighe insieme a Bandy Marton, quindi noi siamo rimasti sul campo per circa 3 mesi, dopo 1 mese e mezzo di prove. E ho debuttato anche molto tardi, a 29 anni. E dopo il mio primo film, Il Colosso di Rodi, fatto per fame, perché dovevo vivere, sono rifiutato di fare altri film storici, mitologici, e ho fatto lo sceneggiatore. Ho aspettato 3 anni, fino a quando non mi è venuto in mente di realizzare appunto Tre un pugno di dollari. Poi effettivamente tutta questa immagine dell'America era così lievitata nella sua fantasia che ha appena avuto la possibilità di scrivere una storia, di spingere per farla realizzare, è stata la sua grande felicità. Al cuore, Ramon, al cuore! Altrimenti non riuscirai a fermarmi. Stanno sfasciando il super cinema, le camionette, la celere. Dico, ma che succede? C'è il film di Sergio. Cioè, non si è filmato nessuno, tutti i nomi americani. Dice, avranno preso per un film americano comunque, sta a fare un sacco di soldi. Lui stava raccontando il film. Non voleva neanche che leggessero la sceneggiatura o il testo che gli aveva portato, glielo stava raccontando. Perché lui raccontava le inquadrature, diceva con gli effetti. Si vedeva questo passaggio di cavalli. Poi in primo piano. Scoperto il western italiano per un pugno di dollari, questo non è l'esatta realtà.
Il successo di Per un pugno di dollari ha riproposto il tema. Ti ricordi di me, amico? Ma sì, è il Paso. Il mondo è piccolo. Sì, è anche molto cattivo. Prova ad accendere un altro fiammifero. Abitualmente fumo dopo mangiato, perché non torni tra 10 minuti? Tra 10 minuti fumerai all'inferno. Alzati! Secondo me la cosa più importante, anzi fondamentale, del rapporto fra Leone e la Spagna è la sua maniera di rivelare internazionalmente il passaggio dell'Almeria, il sole, la luce, le montagne, cioè tutta questa geologia particolare e affascinante dell'Almeria. Perché prima di girare Leone avevano fatto 2 grossi film internazionali, Lorenzo Farabia e Cleopatra, ma quando veramente tutto il mondo ha detto ma guarda l'Almeria è il più bel set naturale del mondo, è una cosa affascinante, si può fare un sacco di cose, e fu proprio dopo di girare Leone per qualche ora in più. La musica per me è más che un'emozione, per me è quasi il dialogo, perché io uso il dialogo quasi come aforismo, e quindi tutto il resto tiene che salire dalla musica, e per questo salen alcuni grandi primi piani, no? In mia pellicola, per para hacer ver los ojos, porque los ojos son contan muchos más de las palabras muchas veces. Per quanto riguarda il Carillon di Per qualche dollaro in più, era la storia, quindi questo cosa vuol dire? Che lui, lavorando sulla sceneggiatura, aveva già immaginato che questa musica fosse prima interna e poi mediata e poi esterna. Quando è venuto a casa mia a chiedermi di fare la musica per un pugno di dollari, io l'ho riconosciuto per quello strano, lui non aveva la barba allora, per lo strano mossa del labbro inferiore, il cognome mi era rimasto impresso, il Sergio mi era rimasto impresso, il viso, e l'ho riconosciuto. Lui non si ricordava di me, non sapeva che avevamo fatto la terza elementare insieme.
It's an astonishing use of sound designer. Clint Eastwood actually told me when I interviewed him that he learned from Sergio that 40% of a movie is the sound. Quando lui va sul set, dico alla fine perché dopo tanto tempo diventa un certo spazio, quindi quando va sul set, quando monta e quando fa il missaggio, lui, essendo innamorato della musica, ne tiene conto come e nella maniera dell'inizio del dialogo, del discorso che abbiamo fatto tanti anni prima, dove mi raccontava il film con le immagini, con le cose, con tutti i particolari, per cui io non mi sento tradito vedendo il film dal suo racconto e lui non si sente tradito dalla mia musica. In Hollywood, a generation of filmmakers go to film school in the 1960s. John Milius, Scorsese, Spielberg, Coppola, all those people, John Carpenter, Brian De Palma, and they play the last reel of The Good, the Bad and the Ugly over and over and over again, with Eli Wallach running around the cemetery, the ecstasy of gold, and then in the middle of the cemetery for the triello, the duello, you know. So. And they play this as a copybook example of editing, and they watch this movie over and over again. Io lì costruì 2800 tombe fatte con dei soldati dell'esercito e con i miei attrezzisti, e costruimmo questo gigantesco cimitero dove avviene il finale del film. I met him in California. And he said, I want you to do a Western for me. I said, Italian Western? How do you do Italian Western? He said, let me show you one of my film. Just the credits, you know, at the beginning of the film. I saw his name and then gun. And I shoot the name down. I said, where do you want me to shoot the film? He said, I want you in Rome. So I came to Rome and we started shooting. One thing he did was research, investigation, investigazione. He would read the books about the period. And he had a book by Matthew Brady, who was a great photographer. And the clothes we wore were all from that book. The whole thing with the Civil War, with the soldiers, with the man in front of the train like this. All Sergio found those things in the books. And no Western in America before that had any of that quality. Sergio, quando cominciava un film, c'era una documentazione di un sacco di libri americani, del Western. Allora vedeva la locomotiva di un treno, diceva, voglio così sta locomotiva, quella doveva fare tutte le strutture come era l'epoca, c'era la locomotiva ma ci mancavano le strutture vecchie.
perfetto. Noi il treno c'era una volta in Ovest, l'abbiamo portato in montagna, dove c'era la spianata, dove c'era la posata, dove fecero la stazione. L'ospite di questa sera è Sergio Leone. Io immagino che Sergio Leone avrà da dire qualcosa alle signore, eh? Andare a vedere i miei prossimi film, visto che non hanno visto quelli passati. Okay, a proposito dei film, caro Leone, sappiamo che ti abbiamo distratto un pochino dal lavoro. Cosa stai facendo? Sto missando l'ultimo per l'America, che c'era una volta in West. Due giorni mi ha tenuto impiccato questa scena. E come vedete non c'è il bustino. La corda che mi impiccava la tenevo io. Risposta a tutto, però fammi impiccare da Sergio. Fonda, per esempio, quando alla fine io ho messo la macchina per presentare questo cattivo, che era invece
impersonato dall'attore più buono della storia del cinema hollywoodiano. Ho messo la macchina di dietro e quasi a sorpresa, facendo un carrello circolare, scoprivo che questo terribile assassino si celava, sotto questo terribile assassino si celava niente po' di meno che Harry Fonda. Allora lui, da grande attore e da attore consumato, ha detto Jesus Christ, now understand. Dopo c'è una volta il West, gli feci leggere un trattamentone, un copione che avevamo io e il mio socio Coducci, che si chiamava Messico, ed era una storia che vagamente era come giù la testa. Io, per dare certi segnali, perché facevo tutto, questo costeggio dovevi fare tutto, chiedeva sempre tutto, davo un segnale, poi scappavo letteralmente, ma a forza di fare prove la terra si era smossa e io affondavo, correndo, scappando, quando ho visto che i cavalli arrivavano. I cavalli non ti calpestano se ti vedono, ma si era alzato il polverone. Allora mi sono buttato in avanti e con la mano in testa, dico, così non mi fanno niente. Un cavaliere mi si è messo quasi sopra, poi ho battuto in mente, eccetera. Quando lui ha finito di girare, quando ha finito, dice, come va? Io da lontano mi sono alzato e ho detto, va tutto bene? E sono svenuto. Cosa pensate, che Sergio è venuto lì? No. Forza, facciamone un'altra, che Claudio è contento. Go, 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 go
Diciamo che nell'aspettativa di fare questo film, che mi premeva in maniera particolare, mi sono distratto a fare altre cose, ecco, cioè tra l'altro quella del produttore. Pronto, Carlo? Sono Sergio Leone. Dico, questo è lui. Mi dica, Leone. Senti, vuoi venire a Via Birmania per un appuntamento? Raramente ho avuto un produttore così straordinario e così discreto e così invisibile. Entra e vedo un uomo con un camiciottolo lungo, marocchino, bianco, gli occhiali, la barba, mettete seduto. Mi misi seduto. Ma che fai, impiegato del cadastro con qua la valigetta 24 ore, che c'hai dentro? Dottore, io c'ho... chiamami Sergio. Non è neanche venuto una volta a farmi visita. C'era quasi da prendersela male, ma io sapevo invece che non era il caso, anzi ho apprezzato molto questa sua discrezione. Dopo due giorni mi richiamò lui, mi disse, ho letto qua roba, vieni oggi. Andai e dissi, ha chiamata roba, forse non gli è piaciuta. Sapevo anche che quando aveva prodotto il primo film di Verdone, era stato un padre severo. Verdone lo racconta. Anche entro, prende i coglioni e mi fa così, ma che scritto. Io rimasi in piedi, dico, ma mette il seduto. No? Allora, cominciamo e c'è un tic con le mani che era una cosa tremenda, l'ha sempre fatto fino alla sua scomparsa, era questa, quando era nervoso. Parliamo di cose serie allora. Adesso vi insegno a fare produttori, prendete carta e penna. Io, mio fratello e mia sorella avremmo avuto, non so, 16, 14 e 10 anni grosso modo. Poi siamo andati lì col nostro blocco, la penna, e lui ha detto, allora ci sono poche regole, la prima è fondamentale, scrivete, è produttore non deve mai cacciare una lira. Ogni tanto qualche scazzo tra me e lui avvenne. Una mattina me lo trovai alle 10 in Mogliola e mi disse, mi fai rivedere un attimo la scena? Dico, oddio, mi ho rimesso quello. Allora, la misi. Nemmeno arrivai all'inquadratura del primo piano, che avevo rimesso senza il suo consenso, e mi arrivò una sberla in faccia. Pah! Perché non mi hai retta? Vuoi fare le stronzate al primo film? Presa la pellicola, fece così. A sparuppe, una cosa dell'altro mondo. Mi fece rigirare il primo piano. Era, sai, uno che amava moltissimo il cibo, ma mangiare bene. E tanto. Partivamo, andavamo, non so, in qualunque posto, a Parigi piuttosto che da qualche altra parte, lui sapeva esattamente dove andare a mangiare, dove prima fare colazione, poi dove andare a pranzo, e come uscivamo dalla sala, dal ristorante, già sapeva dove saremmo andati la sera, insomma. Il rapporto con il cibo era una relazione amorosa, secondo me. Il massimo che si poteva fare se andava a mangiare fuori, che per lui era una delle cose più interessanti che si potessero fare. Perché se non si mangiava, non si andava avanti, lui si faceva fare il gazpacho, che era una cosa di citrioli che fanno in Spagna. Il medico diceva del pesce con un cucchiaio d'olio e limone, della verdura cotta, poco olio e cose, e basta. Andavamo da Peppino a Mare, si ordinava le gozze, i calamari fritti, i gamberi fritti, pasta con le vongole, il pesce con patate, olio, rosmarino. Ma dica Sergio, le cose, vabbè, tanto da domani come si comincia. Poi è bello che se levava gli occhiali perché per vedere quello che mangiava. E poi gli piacevano i dolci, i supplì. Giravamo in Rolls Royce. E lui, qualche volta, prima tappa il ghetto di Roma a mangiare i filetti al baccalà. E ci siamo fatti, Sergio, certe mangiate che non finivano mai. Sergio era su Dolly e ha visto con la coda dell'occhio
a un attrezzista sotto. Dice, che stai a mangiare? Dico, no, sono filetti di baccalà. Filetti di baccalà, gli urlava Sergio dall'alto. E dove l'hai trovati? Qua li ho trovati, qui dietro l'angolo. Allora è sceso, ha fatto levare, non so quanti pesi, perché c'erano i pesi di piombo, no? Sceso giù. È sceso, invece si stava mangiando una mela. Con i figli era molto bravo, però era un po' matto, cioè era imprevedibile. Lui era bravo nel senso che ci stava molto con i figli, se li portava dietro. La domenica regolarmente andava con loro alle giostre perché piacevano pure a lui. Era una persona molto responsabile, era una persona molto protettiva, era una persona molto solida. Cioè, per me è stata una figura fondamentale, no? Come sono sentita di appoggiarmi. E dall'altra era un bambino. Ti amo perché comunque lui era una persona molto ironica, molto, molto divertente, molto anche bambina per altri versi, perché magari ci portava a Luna Park, era lui il primo a divertirsi. Ricordo sugli elefanti, quelli che combattevano con i fucili, con i mitra, si divertiva a spararci addosso e a farci cadere. Era difficile che riuscivamo a vincere con lui, insomma, ecco, questo voglio dire. Al final vamos a ser todos unidos con los filos. Andiamo a girare nell'89 questa pubblicità in Africa, lui prese mio cugino come aiuto regista, mia sorella come costumista, a me come aiuto regista, e la mia ex ragazza da allora aiuto costumista. Questo ti fa capire un po' il rapporto che c'aveva papà con la famiglia, cioè, e c'era l'altro mio cugino che era il medico della troupe. Sergio ha voluto fare la pubblicità perché era una sfida con se stesso, siccome era uno che girava cose minuziose, faceva le riprese 3-4 volte e allungava un tantino i tempi, mi diceva che era una sfida con se stesso per cercare di raccontare una cosa in tempi brevissimi, ed era molto fiero di come gli erano riuscite queste esperienze. C'era sempre il suo tratto, c'era sempre il primo piano, c'era sempre l'allontanamento dalla scena per vedere l'insieme. E Sergio Leone assolutamente capace di fare una transizione tra un primerissimo primo piano e un enorme piano, un piano totale, e con questo veramente ha creato un senso dell'spazio e un senso anche del tempo assolutamente originale, unico, singolare. Lui era fantastico proprio nel dettaglio, sapeva cogliere dei dettagli veramente fantastici. Ah, i dettagli, allora, la sua mania era il dettaglio, ma il dettaglio anche che io sapevo che non si vedeva poi in proiezione, ma lui, se c'era un pezzo di carta a 50 metri per terra, fermate, andava quel pezzo di carta, ma dica, ma se, ma non si vede molto. Era una cosa sua personale, diciamo, una mania sua. So when he made films in the 1960s, he evolved a technique that made everything very big, very strong, to create that sort of childlike feeling in the audience. So he thought entirely visually. I mean, it's very unusual, I think, to have a filmmaker. In Hollywood, very often they adapt plays or novels or short stories, and they start with the word. Sergio always started with the image. Una grande cosa di Leone è che non c'era logorrea, quindi era cinema, perché era immagine. L'autorità di questo autore. La, come dire, in questo passo monumentale, questi silenzi che diventavano racconto, queste atmosfere, la scelta dei paesaggi, la scelta dei personaggi, il costume, il modo, l'atteggiamento, gli sguardi. A dettaglio soprattutto sulle costruzioni, che fortunatamente lui ha avuto simi
che era uno che era un architetto di costruzione, che poi lui lo inventò come scenografo e costumista, e si mi faceva bene. No, ma lui era, prima di tutti era un perfezionista, se c'era una cosa, se non era il lavoro perfetto non schiodavi dalle sedie qua. Tante volte succedeva che dovevamo andare via alle 10, invece andavi via a mezzanotte, perché magari quell'effettino della mosca oppure l'effettino della goccia sul cappello non era perfetto. Allora gli effetti che faceva erano effetti, si può dire davvero, le stesse scarpe degli attori, le traversine, i vestiti, era una cosa. Perciò c'era un'equipe anche di tecnici che facevano tutti gli effetti. Sono incaponito a voler fare un film che amavo moltissimo e che amo ancora di più oggi, che finalmente sono riuscito a fare la sceneggiatura. Il film in questione è C'era una volta l'America, che è la fine di un trittico che è cominciato con C'era una volta il West, ha seguito con Giù la testa e dovrebbe finire con C'era una volta l'America. Io ci avevo pensato a lungo, mi ero già incontrato con lui, avevamo parlato del suo film. Anzi, a dir la verità, ci eravamo incontrati quando lui ancora stava immaginando il film, qualcosa come 9-10 anni fa. La cosa importante sarà il colore. Non so, il colore, eccoli qua, questi sono i toni giusti. Secondo me, marrone, questo beige, questo è l'Lyric Theatre che facciamo tale e quale. È un film a cui io tengo in maniera particolare, perché, ecco, non c'è nessuna ragione psicologica che mi frena. Un mio amico, il produttore di The King of Comedy, Harold Milchan, mi parlò di nuovo e con maggiori dettagli della storia, di Leone, del film, e mi chiese di incontrare nuovamente Sergio. Questa è una cosa che forse si trova e bisognerà trovarla da il Boeing dell'epoca, del 29, e credo che ce l'abbia Howard Hughes. Io sono molto testardo, molto tenace, e faccio il cinema che amo fare, cioè devo amare visceralmente e dall'interno un film. E Sergio, mi sembra nell'arco di 7 ore, in 2 lunghi colloqui, mi descrisse tutta la storia, praticamente inquadratura dopo inquadratura, e il modo in cui me la descrisse mi entusiasmò molto. Avevo già letto il copione, ma fu quella sua descrizione a farmi decidere di fare il film. Oh, invece questa, ecco, voglio questa orchestra aerea, pensa, guarda, questa sembra proprio uscita da carino, una pagina di un libro di favole. E perché questo è tutto su grimaliera, e questi si spostano tutti, i suonatori. Non è un problema nemmeno quello. Guarda. Gli ho dedicato tanti anni di ricerca, anche perché credo che sia un film che vada fatto, perché è un film, io ritengo, bellissimo. Prendono Sergio le fognature, scoriacqua. Ah, beh, questo sì. Perché se piove rimaniamo bloccati. Ma questo secondo me va costruito tutto vicino a uno studio. Mi dà la sensazione che sia un film particolarissimo, proprio un film che nasce da una lunga maturazione. Questo è il, ecco, nel cuore. Però nel cuore della città, con tutti i palazzi vicini, proprio il piccolo cimitero ebraico. Siamo andati in America sempre per fare una ricerca di documentazione eccetera, ma c'era un'atmosfera, come dire, che il film chissà quando sarebbe cominciato. I film di Sergio sono sempre stati lunghi di preparazione, cioè era lui che era lento nel decidere, nel mettere a fuoco, nel decidere proprio di cominciare. Poi eravamo a New York, eravamo con gli sceneggiatori, mi ricordo, De Bernardi e Benvenuti. E dice: domani arriva Claudio Mancini. Claudio?
Claudio arrivò e capì che il film sarebbe cominciato. Papà legge un libro che si chiamava I 900 giorni di Leningrado e si rende conto che era stata una delle pagine più importanti della storia della Seconda Guerra Mondiale. Sto aspettando la delegazione russa che viene proprio in questi giorni e dovrebbe firmare finalmente il protocollo definitivo. Questi russi per 900 giorni resistettero agli attacchi dei tedeschi e probabilmente cambiarono il corso della guerra. Lui si concentrò su Leningrado e purtroppo noi abbiamo solo delle poche pagine. Diciamo, era tutto, come ripeto, nella sua testa. Ci raccontava delle scene che chiaramente non erano neanche messe giù, scritte su carta. In realtà lui stava per andare a firmare un contratto per questo film sulla base di nulla, se non una prima scena che lui raccontava e che tu vedevi. Alla mia maniera, cioè con il mio modo di vedere le cose, quindi dentro c'è anche una parola distensiva tra l'America e la Russia, perché è la storia d'amore tra un cinereporter americano e una ragazza russa in questo inferno che in quel momento si chiamava Leningrado. Lui ha firmato un accordo con i sovietici per la regia di questo film, in cui appunto il governo sovietico gli metteva a disposizione tutto quello che era di loro competenza, quindi dalle città, i militari, i carri armati, tutte le strutture. E invece per quanto riguarda l'aspetto puramente economico, stava facendo un accordo con gli americani che gli avrebbe permesso di fare un grandissimo film. Sono passati 38 anni dalla prima volta che sono venuto in Italia come giovane attore con un altro tanto giovane regista, Sergio Leone. Quella evento è stata una svolta positiva per entrambe le nostre carriere. Grazie mille, Sergio. Leone for Leone. Thank you.
amore e odio, stavamo sempre a litigare, ma litigare dopo 5 minuti era finito. Un Trasteverino con l'anima divisa in due. Una parte, un romano sornione, dalla battuta tagliente, cinica. Dall'altra parte un uomo estremamente colto, estremamente raffinato, estremamente sensibile, estremamente psicologo. Lui amava la gente del cinema ed era stramato. Era un incantatore dei serpenti. Te doveva vendere un mattone, niente te lo dava, ti aumentava il prezzo e sto mattone ti sembrava una cosa sacra. Bugiardo, bugiardo. Quando gli faceva comodo negava l'evidenza. Non era molto intonato. Quando mi diceva di fargli sentire un tema, quello che fa ti, io non capivo mica qual era. Era una persona con dei contrasti terribili, perché era generosissimo e verissimo, perché era buono ed era dispettoso. I difetti di papà li conosciamo abbastanza bene, quindi ci si giocava pure un po'. Mio padre secondo me era tutto e il contrario di tutto. Era nello stesso tempo presente e assente. Diciamo che non è mai stato in niente, secondo me, una via di mezzo. Ecco, la mia percezione comunque era che avevo di fronte una persona che era una cosa o l'opposto. Come dire, o bianco o nero, il grigio non esisteva nei suoi toni, non c'era. Giocavamo a Trivial. E lui capitò questa domanda, tipo chi era il regista di Per un pugno di dollari. Proprio a lui capitò. E quindi con aria interrogativa ci guardò un po' perplesso dicendo so io.